Un boato come i botti di Capodanno, un boato, ma non era un petardo, un boato poi la scossa. Questo inizio del 2019 a Collelongo se lo ricorderanno per un pezzo. È qui la festa e da festeggiare c'è tanto, c'è tutto, c'è il fatto che non è venuto giù nulla. Un movimento sussultorio breve ma molto intenso, così lo raccontano gli abitanti, che ai terremoti sono abituati e che hanno in qualche modo imparato anche a combatterli. Ero seduto sul letto, ma all'angolo, per rispondere a un messaggio augurale, e ho detto: ma ancora non finiscono sti botti di Capodanno? E invece poi mi sono reso conto che era, aprendo la porta e uscendo fuori, che era stata veramente una bella botta. Mai sentito una cosa del genere nel mio paese, anche se ci sono state altre scosse, però è stato proprio, a me è sembrato quasi che fosse uno scoppio di una caldaia o di una bombola del gas. Io pure abito a casetta sismica, in piano terra, ma io sinceramente non è che mi sono messo tanta paura, pure perché è stata una scossa molto breve, è stata forte sì, ma breve. Forse la paura maggiore l'ho avuta nel 2009, alle 3 di notte stavo a letto e nemmeno mi sono alzato, ho detto faccia Dio. Tutti avete dormito, avete scelto di dormire a casa? Ho dormito tranquillo. Sì. Non siete andati nei luoghi che sono stati predisposti per chi voleva passare la notte, per chi magari era più spaventato? No. Io non ho avuto nessun problema, ho dormito tranquillo. Abbiamo dormito a casa. E stanotte? Sono stato a casa ma non ho dormito, ho messo a fare la guardia lì, ogni mezz'ora a guardare gli orologi, non bastava mai la notte. Verso le 19.35 insomma stavamo con mia moglie preparando la tavola per cenare e è stato un colpo sussultorio fortissimo e poi è seguita un'altra scossa. L'intensità poi della televisione era 4,6, 4,2. Hanno segnalato all'inizio, poi vedete 4,1. Comunque, fra tutti i terremoti che si sono verificati e che io ho vissuto, diciamo, no? Mia moglie aquilana, e il terremoto più intenso mi è sembrato questo. Il Monte Breccioso è il punto dove si è aperta la faglia, però l'epicentro è stato elevato alla fonte, confine con Civita Tantino. Il terremoto dell'Aquila mi ha fatto oscillare il lampadario, era ondulatorio per noi, no? La batteria della mia sala non ha oscillato, questo è proprio sussultorio, non l'ho visto muovere. Senta, ma lei ha dormito a casa? Ho dormito in una poltrona in cucina e non mi sono messo il pigiama, vestito.